Bentrovati a questa nuova edizione del TG8. Apriamo con la cronaca. Alcuni malavitosi non si facevano scrupolo nell'usare i propri figli per nascondere il commercio di droga. In manette nel Brindisino, arrestati 14 individui. I carabinieri del comando provinciale di Brindisi hanno eseguito nelle scorse ore 14 arresti per spaccio di stupefacenti, dei quali 7 in carcere e 7 in regime di arresti e domiciliari. La particolarità dell'ennesima operazione mirata a smantellare il traffico e il commercio illegale di sostanze stupefacenti stavolta ha però risvolti davvero incredibili. Alcuni degli indagati non si facevano alcuno scrupolo nell'impiegare anche i propri bambini, figli di due degli indagati, per nascondere la droga e per riuscire ad eludere i controlli delle forze dell'ordine. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica Brindisina. Il mercato in cui venivano poi smerciate cocaina, hashish e marijuana è quello del Brindisino e delle zone limitrofe fino a Taranto. I dettagli sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa tenuta dal procuratore capo della Repubblica di Brindisi, il dottor Marco Di Napoli, presso la sede del Palazzo di Giustizia, che ha messo in luce aspetti assai inquietanti, quali appunto il servirsi dei piccoli per trasportare addosso a loro piccoli panetti di sostanze stupefacenti e confidando nel fatto che i bambini magari non avrebbero dato troppo nell'occhio. L'organizzazione gestiva ingenti quantitativi di droga. Operazione antidroga alle prime luci dell'alba di oggi nel Tarantino, denominata Game Over. Smantellati 3 distinti gruppi criminali, 30 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 6 in carcere, 21 agli arresti domiciliari e 3 misure di obbligo di dimora, eseguite dagli agenti della squadra mobile della Questura di Taranto con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce. Gli indagati rispondono a vario titolo di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e singoli episodi di spaccio. Un nuovo terremoto giudiziario si abbatte nel mondo del calcio italiano. L'inchiesta della Procura di Napoli coinvolge 64 persone, tra cui massimi dirigenti, calciatori e procuratori di squadre di calcio di Serie A e B. L'ipotesi di reato è evasione fiscale, false fatturazioni. Tra le persone iscritte nel registro degli indagati compare anche il nome di Pantaleo Corvino. Secondo la Procura partenopea, il meccanismo fraudolento era architettato per sottrarre materia imponibile alle casse dello Stato italiano nel contesto delle operazioni commerciali sulla compravendita di calciatori. Gli uomini del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza sono andati a perquisire una trentina tra calciatori e agenti. L'indagine, secondo quanto si apprende, ha riguardato complessivamente un centinaio di soggetti e 35 società di calcio, sia di Serie A che di Serie B. L'inchiesta era partita nel 2012 ipotizzando delle presunte violazioni fiscali commesse sia dalla società sia dai procuratori e dai calciatori nell'ambito di operazioni di acquisto e cessioni dei diritti di prestazioni sportive dei calciatori stessi. L'associazione Carpe Diem ha presentato ieri in conferenza stampa a Palazzo Carafa un progetto per rilanciare la sanità pugliese. L'iniziativa è divisa in due parti: da un lato una raccolta delle critiche dei cittadini e di ciò che oggi non va nel disastrato sistema sanitario pugliese, dall'altro una serie di proposte concrete che finiranno sul tavolo del presidente della regione Michele Emiliano. Vediamo di cosa si tratta. Integrazione tra sistema pubblico e privato convenzionato, coordinamento tra le varie strutture sanitarie, maggiore efficienza, stop alla chiusura indiscriminata degli ospedali, politica come guida e non come padrone della sanità, maggiore meritocrazia. Sono alcune delle proposte lanciate ieri in conferenza stampa dall'Associazione Giovanile e Culturale Carpe Diem per migliorare un sistema sanitario ormai al collasso, dove non c'è comunicazione tra la regione e le ASL, né tra le ASL e le strutture, come ospedali, poliambulatori e centri convenzionati. La nostra regione, ha sottolineato il sindaco Paolo Perrone, soffre soprattutto perché la sanità è stata negli ultimi 10 anni oggetto di uno scontro di carattere ideologico. Sono molto preoccupato per le modalità
con le quali il Presidente della Regione e Assessore alla Sanità ha iniziato questo percorso, visto che il piano di riordino ospedaliero è rimasto in qualche cassetto e i cittadini ne ignorano i contenuti. È arrivato il momento di cambiare il sistema sanitario pugliese, afferma il consigliere regionale Saverio Congedo. È dal 2003 che siamo in attesa di una riforma sanitaria. Nel frattempo questa regione ha chiuso 22 ospedali e ha tagliato 2.200 posti letto, incrementando la leva fiscale nei confronti dei pugliesi per 250-300 milioni di euro. Nessuno al momento conosce il piano di riordino voluto dal presidente Emiliano. Si va avanti a proclami e a spot ad uso e consumo mediatico, ma è francamente paradossale assistere ad un PD di lotta sul territorio e di governo a Bari, visto che la figura del segretario regionale e dell'assessore pugliese alla sanità coincidono. Il 90% delle risorse dei pugliesi, sostiene il consigliere regionale Luigi Manca, vengono destinate alla sanità. Dovremmo avere il miglior sistema sanitario e invece siamo solo al quart'ultimo posto tra le regioni italiane. L'unica cosa certa è che è necessario cambiare questo sistema. Basti pensare che solo nell'ultimo anno 5.000 pugliesi hanno deciso di curare le loro malattie tumorali fuori regione. Durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Carafa sono stati illustrati i contenuti di alcune brochure nelle quali si fa cenno anche agli aspetti negativi della sanità pugliese e si lanciano al contempo alcune proposte per migliorare l'intero sistema. Domani, 27 gennaio, si celebra la Giornata della Memoria, istituita nel 2000 dal Parlamento italiano per ricordare l'Olocausto e le vittime dello sterminio nazista. È la data in cui nel 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa scoprirono ad Auschwitz un campo di concentramento con tutto l'orrore che conteneva e che i sopravvissuti raccontarono. Per occasione l'associazione LEA, Liberamente e Apertamente, insieme a Flab Arts, organizza la proiezione di un documentario sulla deportazione degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti. Vediamo. A 71 anni dalla liberazione di Auschwitz è impossibile dimenticare il genocidio più scioccante della storia dell'umanità. La violenza di quello sterminio, pianificato con ferocia inaudita, brucia come fosse ieri. Le vittime dei campi di concentramento nazisti non furono solo ebrei, ma anche apolidi, persone con handicap e omosessuali. Sotto il regime nazista, le persone omosessuali, soprattutto gli uomini, vennero costretti a rinunciare alla loro sessualità. Si stima che circa 100.000 vennero arrestati. Di questi, un numero tra i 5 e i 15.000 venne spedito in campi di concentramento, dove vestirono le tristemente note divise col triangolo rosa, simbolo dei prigionieri che venivano considerati pervertiti. In occasione della Giornata della Memoria, l'associazione LEA, Liberamente e Apertamente, insieme a Flab Art, organizza la proiezione di Paragrafo 175, documentario sulla deportazione degli omosessuali nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il documentario del 2000, diretto da Rob Epstein e Jeffrey Friedman e raccontato da Rupert Everett, ricostruisce questo triste capitolo della nostra storia attraverso interviste ai pochi superstiti omosessuali deportati nei campi di concentramento. La proiezione si terrà mercoledì 27 gennaio alle ore 20:30 e sarà seguita da un momento di confronto aperto e un aperitivo musicale. E sempre per domani il Comune di Lecce ha organizzato delle visite guidate e mostre sull'ebraismo. Sono alcune delle iniziative organizzate in occasione della Giornata della Memoria 2016. L'amministrazione comunale di Lecce, in collaborazione con la cooperativa Teutra Oasi Med Nova Musa, ha organizzato alcune visite guidate nella Lecce ebraica, itinerario della memoria e della mostra da Otranto a Santa Maria al Bagno, 2000 anni di presenza ebraica in provincia di Lecce. L'esposizione è stata allestita nelle sale del Castello Carlo V fino al prossimo 28 di febbraio. La presenza ebraica a Lecce è legata al momento di massima espansione commerciale della città tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, periodo in cui il governo della contea fu affidato a Maria d'Anghen e poi a suo figlio Giovanni Antonio Orsini del Balzo. L'itinerario nel centro storico parte da Piazza Sant'Oronzo, l'antica piazza dei mercanti, sede delle attività commerciali di ebrei, ma anche di milanesi, fiorentini, ragusei e veneziani, come ricorda la piccola chiesetta di San Marco.
L'ingresso nella Giudecca, localizzata nell'antico portaggio di San Martino e presso l'omonima porta, permette di muoversi in quelli che erano gli spazi alla Lecce ebraica, tra strade che ricordano ebrei illustri o la sinagoga ed edifici come Palazzo Personè, Palazzo Adorno, la Basilica di Santa Croce e l'ex convento dei Celestini, costruiti dopo quello che fu un esproprio ideologico, religioso ed identitario dell'area attuata dai cristiani in seguito ai provvedimenti antigiudaici emanati da Ferdinando il Cattolico e da Carlo V, che misero fine alla storia di questa comunità, cancellando, come una damnatio memoriae, ogni testimonianza materiale che la riguardava. Il percorso prosegue con la visita della mostra da Otranto a Santa Maria al Bagno, 2000 anni di presenza ebraica in provincia di Lecce, allestita proprio nelle sale del castello, luogo simbolo della presenza ebraica medievale in città. Il castello Carlo V, infatti, nella sua fase storica, ha avuto un ruolo importante sia per la presenza di personaggi come Maria d'Anghen, che nel suo codice ha trasmesso notizie importanti per ricostruire la storia della comunità ebraica a Lecce, sia perché fu luogo di rifugio per gli ebrei in occasione di uno degli attacchi alla Giudecca della fine del XV secolo, ma pure nel collegamento con l'editto definitivo di espulsione degli ebrei dal Regno di Napoli, promosso proprio sotto Carlo V nel 1541. E infine, per le iscrizioni ebraiche rinvenute sulle pareti delle prigioni del castello. Il percorso mette insieme più esperienze realizzate negli anni passati in maniera isolata e che, messe tutte insieme, fanno conoscere la realtà della presenza ebraica nel Salento dall'età antica fino a quella contemporanea. Mira a ricordare l'Olocausto agli studenti nel 71esimo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. Lo spettacolo teatrale itinerante multimediale Shoah, frammenti di una ballata. Promosso dal Consiglio regionale della Puglia, curato dal Servizio Consiliare Comunicazione Istituzionale e Biblioteche, prodotto da Farm Lecce. Fino al 2 febbraio lo spettacolo andrà in scena in 8 comuni delle 6 province pugliesi. A Lecce l'appuntamento è fissato per venerdì 29 gennaio al Teatro Antoniano. Sono programmati 2 spettacoli per ogni data, alle ore 9.30 e alle 11, con ingresso gratuito su prenotazione per le scolaresche. A Lecce un talk show aperto al pubblico e alla stampa col presidente nazionale del CSI e membro del CONI, Massimo Achini. All'incontro erano presenti i giovani sportivi salentini del Centro Sportivo Italiano. Vediamo. Incontro dibattito a Lecce con il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano e membro del CONI, Massimo Achini, che in occasione della sua visita nel capoluogo salentino ha incontrato il presidente provinciale Marco Calogiuri e i ragazzi del CSI della provincia di Lecce. Noi diciamo sempre che negli oratori la catechista, l'educatore, il parroco a volte fanno fatica, no, a coinvolgere, pur avendo un messaggio straordinario che è quello del Vangelo. Un pallone, diciamo, lo cattura subito il bambino, il ragazzo, e per cui, ecco, conciliare il gioco con il momento dell'educazione ai valori cristiani, questo credo che sia una straordinaria potenzialità per la comunità educante, la comunità, insomma, soprattutto del mondo degli oratori. L'appuntamento, che si è svolto presso l'Art Hotel Park di Lecce, rientra nel progetto che mira a promuovere una scuola di pensiero sullo sport e fa parte di un viaggio su e giù per l'Italia dei vertici dell'associazione. Scopo della manifestazione è infatti lanciare un messaggio comune che ricordi e richiami al dovere fondamentale dell'accoglienza, al rispetto e alla comprensione dell'altro, ingrediente fondamentale del vivere in società. Aspetto da cui il CSI non può prescindere, poiché il suo obiettivo è da sempre quello di educare attraverso lo sport. Lo sport fa un gran bene alla vita dei ragazzi e dei giovani e raddoppia le sue potenzialità educative quando incontra il disagio. In ogni situazione di periferia, ce l'ha ricordato Papa Francesco il 7 giugno 2014, c'erano tantissimi amici della Puglia in piazza San Pietro a fare festa con Papa Francesco. Ecco, quando parliamo di periferie non parliamo solo di periferie del mondo, di periferie geografiche, ma anche di periferie umane, esistenziali. Credo che la Puglia stia svolgendo un servizio, soprattutto in questi ultimi anni, davvero straordinario in termini educativi. Sono molto orgoglioso dell'attività che svolge il CSI di Lecce e dell'attività che svolgono tutti i comitati della Puglia. Desidero ringraziarli davvero alla fine di questo quadriennio e incoraggiarli ad andare avanti esattamente con quello che stanno facendo. Una grandissima passione.
passione educativa e un'intenzionalità molto forte di portare lo sport in questa regione dappertutto e a tutti. Questo resta il grande sogno del Centro Sportivo Italiano. Durante la visita a Lecce, il presidente Achini ha incontrato il vescovo Monsignor D'Ambrosio presso la Curia di Lecce e il sindaco della città Paolo Perrone presso Palazzo Carafa. Una bellissima idea. Io mi auguro che questo possa realizzarsi, sono contento che il presidente nazionale del CSI abbia fatto questa proposta e abbia pensato a Lecce. Lecce è una città, credo, pronta ad accogliere un evento di questo tipo, anche perché è una città che è cresciuta molto in questi anni e credo che lo sport possa dare una mano a questa comunità ad essere sempre più al passo con i tempi. Archiviato il successo sulla Juve Stabia per il Lecce, è già tempo di guardare avanti e concentrarsi sul big match di sabato sera contro la capolista casertana. I dettagli nel prossimo servizio. Messi in cassaforte i 3 punti contro la Juve Stabia, che hanno riportato il sorriso del sereno in casa giallorossa, per il Lecce è già tempo di proiettarsi al futuro. Futuro che significa affrontare in trasferta la capolista casertana. Il match si disputerà in notturna sabato sera a partire dalle ore 20:30 e vedrà il capitano Romeo Papini e i suoi compagni opposti a quella che è la vera rivelazione del girone C della Lega Pro, vale a dire la formazione campana allenata da una vecchia conoscenza dei tifosi leccesi, vale a dire Mister Ciullo. Si tratta di un banco di prova per il Lecce, chiamato a dimostrare di non soffrire troppo la differenza di rendimento tra le gare in casa e quelle giocate lontano dalla Via del Mare. I giallorossi sono reduci dai 2 pareggi che hanno lasciato più di qualche mugugno in tutto l'ambiente leccese, contro la Lupa Castelli Roma e poi contro l'Andria. Decisamente diverso invece il ruolino mantenuto tra le mura amiche, dove i salentini dimostrano davvero un cammino invidiabile che permette loro di tallonare a stretta distanza le formazioni che lo precedono in questo campionato sempre più avvincente. Si tratterà di una sfida in cui Mister Braglia riproporrà con ogni probabilità lo stesso 11 schierato contro la Juve Stabia, visto che il rinnovato e riveduto modulo 3-4-3 sembra essere quello più congeniale alle doti tecniche di una squadra che anche il mercato di riparazione va a rinforzare proprio nell'aspetto degli esterni, il ruolo in cui il Lecce in questo momento punta maggiormente per scardinare le retroguardie avversarie. Bene, era questa l'ultima notizia, vi do appuntamento alla prossima edizione.